Ve lo ricordate il volo radente alla torre di controllo di Maverick in Top Gun? Torre, qui Ghost Rider chiede autorizzazione a volo radente. Negativo, Ghost Rider, il corridoio è pieno. No, no, ma non credo sia una buona idea. Mi dispiace, Gus, ma farò la barba alla torre. Ho provato a farlo col Mavic Mini. Beh, non esageriamo, effettivamente le velocità sono un pochino diverse. Comunque oggi ho provato a fare questa manovra di volo radente di un acquedotto qua a Ceriano Laghetto e devo dire che il risultato non è niente male. Il volo radente effettivamente è una manovra molto scenografica anche in ambito droni. Vedrete in questo video dei passaggi molto molto vicini all'oggetto, a questo acquedotto, che rendono la scena veramente molto molto bella. Mi raccomando però ragazzi, questa è una manovra che va fatta con molta attenzione perché lo schianto è veramente dietro l'angolo. Il problema della prospettiva, soprattutto con l'utilizzo dei droni, è molto molto accentuato, quindi state all'occhio e magari fate qualche esperienza con oggetti più vicini a voi che riuscite a controllare meglio, perché con un oggetto così alto è veramente complicato sapere esattamente la distanza. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdervi nessuno dei prossimi video, mettete un like alla fine del video se vi è piaciuto, commentate, risponderò a tutti i commenti e quindi niente, buona visione e ci vediamo sul canale. Ciao ragazzi!